Salve a tutti e bentrovati con il nostro speciale. Oggi parleremo di musica, di discoteche, lo faremo con illustri protagonisti della scena, dei DJ che hanno vergato dei momenti importanti nella storia di questo settore, e vengo subito a presentarli. Alla mia sinistra Mauro Cesarone, bentrovato. Buonasera a tutti. Salutiamo anche Luca Di Carlo. Ciao a tutti, buonasera. Un altro storico DJ, Paolo Sala. Buonasera a tutti. L'immagine della radio per tanti anni nella nostra regione, Giovanni D'Addario di Radio Ketchup. Ciao Giovanni. Ciao Paolo, ciao. È un volto noto del piccolo schermo, esperto del settore, ideatore di tanti format televisivi dedicati alla musica in senso lato, Americo Carissimo. Ciao a tutti. Allora, entriamo subito nel merito, perché prima di entrare in registrazione c'era un clima davvero di euforia. Allora io vorrei subito partire con una provocazione tra il serio e il faceto, coinvolgendo subito Paolo Sala. Se è vero come si dice che la discoteca vera e propria è finita, perché è finita? Per fatti contingenti o perché l'avete fatta finire voi DJ? Non dire queste bestemmie, dai. Allora, perché qua il santo protettore da dare, se no. No, guarda, dire che è finita è una cosa veramente pesante. Non è finita, è cambiata la notte, e diciamo che ci sono una serie di circostanze che l'hanno resa più difficile, visto che adesso non si lavora più come si lavorava negli anni 80, 90. La classica discoteca che si apriva la porta, buonasera, benvenuti, qualche pierruccio, come diciamo tra noi. Adesso o si mangia e si balla o non si fa più niente. Ma ecco, qui il buon Luca, sì, certo, ci dirà molto. Parleremo con tutti i nostri ospiti. Mauro Cesarone, prima dalle discoteche, dalle grandi strutture alle piccole strutture, poi neanche quelle, adesso vanno quei ristoranti che danno spazio anche alle musiche, alle danze, subito dopo l'intrattenimento a tavola. Ecco, dove va a finire il settore musicale? Premetto che i giovani cambiano. Cambiano le generazioni, cambiano le mode, cambiano le tendenze, tutto cambia. È cambiato il calcio, è cambiata la politica, è cambiato il modo di vedere le cose. Perché la discoteca secondo me cambia? Perché noi prima non avevamo grandi strumenti di comunicazione, quindi per noi l'appuntamento pescaresi, parlo, ma ognuno di noi aveva, ognuno aveva la sua piazza. A Pescara ci si vedeva a Piazza Salotto, la famosa storica, e che esiste anche ora, anche se è tutta mista. Non c'era internet, o se c'era era riservato a pochi eletti. E la discoteca era, diciamo, una seconda casa dove ci si vedeva per discutere, per ballare, per conoscersi, per incontrarsi, cioè per tutta una serie di cose. Se poi il DJ era bravo e la serata era bella, ci si divertiva tantissimo. Oggi tutto questo cambia perché con la comunicazione, con il modo di interagire velocemente, le novità tecnologiche, tutto quello che è, l'introduzione del mangiare, perché questo cibo, questa ossessione di noi italiani che dobbiamo sempre mangiare, 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 quindi un buon piatto di pasta oggi ci trascina a sentire un DJ. Una volta si andava a sentire il DJ, punto, il panino te lo mangiavi a casa. Oh. Questo è quanto. Giovanni D'Addario, anche a te la stessa domanda, perché è un settore in continua evoluzione, però in quale direzione siamo indirizzati? Siamo indirizzati verso dei locali che offrono una qualità superiore, non ci sono più le grandi aggregazioni, quindi grossi numeri, si lavora con piccoli numeri, ma soprattutto per emergere nella mischia bisogna offrire molta qualità, un prodotto originale, discreto e soprattutto pulito, anche un po' etico volendo, perché il problema della grande aggregazione è proprio quello. Luca Di Carlo, prima eravate più personaggi, diciamolo così com'è, in tutta sincerità, in tutta verità, eravate davvero dei personaggi che potevano condizionare l'andamento di serate a grandi livelli. Oggi come oggi, che ruolo portate avanti? Ma diciamo che io, come Paolo, come Mauro, ma anche Giovanni, veniamo da una scuola un po' diversa, nel senso che noi facevamo le serate in discoteca da soli, quindi non esistevano le console con 3, 4, 5 DJ,
io facevo 4 ore di musica, 5 ore di musica da solo, partivo da un punto e arrivavo ad un altro punto, quindi la gente partiva scarica e a un certo punto era elettrizzata e poi la facevi scaricare di nuovo, ma eri tu che decidevi questa cosa, questo percorso musicale. E come diceva Mauro prima, i grandi numeri, le persone erano anche eticamente più, come dire, più giuste, se vogliamo usare un termine proprio, dobbiamo dire quello che è. Naturalmente, come dice il buon Giovanni, oggi i grandi numeri non esistono più, soprattutto per questi problemi. Esistono piccoli numeri, però è un discorso, sarebbe troppo lungo da portare avanti. Posso solo dire che la discoteca è morta non perché non sia un prodotto valido, è morta perché sono cambiate le mode, sono cambiate le tendenze, perché ci sono gli improvvisatori. Perché domani mi sveglio, metto due casse e due luci in un bar, chiamo un DJ, gli do 50 euro, si porta un laptop, dice faccio il DJ, esatto. Faccio la discoteca e magari il locale da ballo ha 10 porte d'uscita. Deve... Intanto vediamo anche delle foto storiche che raccontano il territorio nel corso degli anni. Ecco, magari un locale da ballo in regola, deve rispettare le regole, deve rispettare le norme, magari passa la commissione non ti dà l'agibilità per poter lavorare, esatto. Tu che hai un ristorante e un bar, l'agibilità. Non te la chiede nessuno, esatto. Quindi il problema è 50 persone vanno lì, 30 vanno lì, 20 vanno lì, 50 vanno lì, la discoteca si svuota, è un concetto molto, è matematico. Americo carissimo, certo che dobbiamo registrare con amarezza, con tristezza la morte di tante strutture, belle strutture dove ci siamo divertiti, lo dobbiamo dire pubblicamente e apertamente con illustri protagonisti in console. Io credo che si sia un po' impoverita l'offerta di divertimento. Pescara era un fulcro, grazie a tanti DJ come loro, era un punto di riferimento da Ancona, dico fino a Bari, gente veniva da Foggia, veniva dalle Marche per vivere un fine settimana a Pescara, per fare venerdì, sabato e domenica, non per i ristoranti, per ascoltare la musica, vedere certo. L'animazione, riuscire a incontrare amici, amiche, magari stare in albergo, fare shopping. Cioè, quando non c'erano questi giganteschi centri commerciali, si veniva a Pescara anche perché era un bel centro commerciale sull'abbigliamento assolutamente all'avanguardia per il cosiddetto abbigliamento di tendenza, per lo sport. Cioè, insomma, chi veniva qui a farsi il weekend? Posso ricordare un locale come La Fabbrica, posso parlare della Silvanella, posso parlare di tutti i locali anche estivi che erano nell'Italia, dallo Stellario di Chieti a, non so, al Parco dei Cigni. Ecco, magari qualcuno l'ho dimenticato, ma. È ovvio che chi poteva venire nella nostra città trovava una qualità di vita notturna che non aveva niente da invidiare a Rimini e Riccione, insomma, prima che nascesse il fenomeno del Salento, noi c'è una qualità altissima che adesso è rimasta solo nei DJ che hanno questa grande tradizione, però poi l'offerta si è ridotta al minimo. Paolo Sala, la novità tecnologica come ha condizionato il divertimento notturno? Perché già dai tempi del vinile, voi DJ che stavate lì a mixare, c'era il fascino di seguirvi nel vostro impegno, perché voi davate l'anima, diciamo. Eravamo artigiani della musica. Artigiani della musica, come sostiene il buon Mauro Cesarone. È stato un bene o un male la novità tecnologica per Paolo Sala? Qua il discorso si fa pesante. Addirittura. Nel senso che... Se vogliamo parlare tecnicamente, certo, adesso ci sono più possibilità, si può lavorare meglio sotto certi punti di vista, però c'è meno arte, perché possono fare DJ anche i ragazzini così che sanno usare un po' il computer, si mettono lì, ta ta ta, è fatto, però non hanno messo passione, sentimento, come lo mettevamo noi. Cioè, per noi era veramente, come dice Mauro, una creazione artistica, artigianale. Cioè si doveva creare un'armonia, un qualcosa che adesso invece la fa da solo il computer, quindi non ha la stessa bellezza. Anch'io usando gli strumenti attuali comunque cerco di mantenermi con un po' di cognizione del vecchio, quindi cerco di manovrare meno digitalmente parlando e più manualmente, per cercare comunque di rimanere sempre legato a quello che era il filo di una volta. Mauro Cesarone, sincerità per sincerità, meglio adesso o prima? Che vuol dire per meglio? Che vuoi dire? Ti ritrovi meglio oggi? Allora, io apro una piccola parentesi. Rispetto a Paolo, Luca e anche ad altri miei, chiamiamoli colleghi ancora, perché
la musica me la porterò dentro fino alla morte. Oggi sei un valente imprenditore, ti conosciamo tutti. Lasciando perdere valente imprenditore, semplicemente ho scelto di proseguire l'attività dei miei e quindi ho cambiato quello che era il mio lavoro, perché per me il DJ è stato sempre un lavoro, non è stato fai il DJ, come dire, perdi tempo, no. Noi passavamo i pomeriggi interi a scegliere i dischi, a capire come li dovevi mettere. Nei negozi storici di Pescara. Nei famosi negozi storici che poi di volta in volta adesso citeremo tutti, perché qua stiamo parlando di 40 anni di musica e non è semplice fare tutto adesso. Tornando a quello che mi hai chiesto, mi collego a quello che dice Paolo. Indubbiamente ai fini pratici è meglio, ma ti faccio proprio un ragionamento semplicissimo. Suonare per 2 o 3 ore o 4 ore, ce ne siamo fatte anche 6 forse, voleva dire portare 4 valigie dal peso di 40-50 kg l'una. Io ho il mal di schiena ancora per 20 anni di queste valigie. Funzionano ancora i reni? I reni funzionano benissimo, sì, perfettamente per ora. E il mixer, insomma, era tutta un'altra cosa. Oggi montare una console sono 5 minuti, 10 minuti. E puoi avere un bagaglio musicale delle nostre famose stanze, perché se entrate nelle stanze di casa nostra ci sono più dischi che mattoni, in una cosa piccola così, 1,5 cm, che è la famosa penna USB. Quindi meglio, sicuramente meglio. Per i nostalgici, peggio. Ovviamente. Giovanni Raddaria, chi dice invece che i giovani di oggi non sanno divertirsi come quelli di qualche anno fa? È vero. Può rispondere? È la sacrosanta verità. La causa di questo problema sicuramente sono i social network, che ci hanno abituato a un contatto virtuale. Non abbiamo più il contatto umano, il contatto proprio fisico di una volta, no? Quando ci si incontrava a Piazza Salotto, basta ricordare Thomas o Caffè des Artistes o l'Elefantino, no? L'Elefantone, come lo volete chiamare, no? Quindi era più bello, per me era più bello prima, d'accordo? Oggi sei amici di tutti, ma se andiamo a stringere di nessuno, eh? Poi volevo rispondere anch'io alla domanda tecnica, perché modestamente parlando, come si vede, con molta modestia, anch'io sono un disc jockey di vecchia data, devo dire che lui è il mio padrino, no? Perché sono entrato nella mia prima discoteca grazie a Paolo Sala e Franco Gigante, che erano una coppia fissa. Danny e Kenny DJ, fine anni 70, inizio anni 80. Qualcuno starà già dicendo quanti anni ha Paolo Sala, perché 102. Oggi di lì, va bene, andiamo avanti. Volevo aggiungere che soprattutto i capelli sono veri. No, perché lui ci tiene sempre, ci tiene, gli dicono sempre che c'ha il parrucchino. I capelli di Paolo Sala sono veri. Facciamo finire il discorso. È sponsorizzato dalla Cesare Ragazzi, lo posso garantire. CR Lab dopo. Scusa, allora, volevo dire che nella scelta del disc jockey, quindi nel valutare il disc jockey, ora c'è più peso nella selezione musicale. Invece ai tempi nostri il peso della tecnica e nel giudizio finale era maggiore, perché la tecnica era complicata, bisognava essere davvero degli artisti, quasi dei musicisti, per mettere a tempo 2 dischi, soprattutto di genere musicale diverso. Ora, come dice il buon Luca Di Carlo, è molto più semplice, perché abbiamo i sync, abbiamo delle tecnologie digitali veramente a livelli stratosferici, e quindi il disc jockey si distingue più per il suo groove, per il suo mood, per la sua selezione musicale. Ecco, prima di entrare nel merito degli Amarcord, io volevo chiedere a Luca Di Carlo se nel corso di questi anni, gli anni in cui siete stati indiscussi protagonisti della scena, siamo riusciti a dare un'identità artistica al vostro ruolo di disc jockey, o come qualcuno continua a ripetere, voi DJ avete cercato di scimmiottare i più blasonati protagonisti della console dell'Emilia Romagna? No, io penso che il mondo... C'è stata una scuola abruzzese in console? Mai. Forse potrebbe rispondere più lui e più Giovanni che io la mia scuola me la sono fatta tra virgolette da solo, perché io sono musicista, quindi ho studiato musica. Per me, diciamo, entrare, mettere le mani sopra una console è stato molto più facile, come dice lui, di uno che vuole solo imparare e non ha mai capito niente di musica. Io leggo la musica, quindi per me c'è stato un meccanismo molto più semplice. Usando l'orecchio sono riuscito a diciamo a
come dire, a sviluppare la mia tecnica più velocemente, se vogliamo. Però per quanto riguarda la scuola musicale o discotecara abruzzese, forse lui può rispondere. Abbiamo avuto illustri protagonisti anche a livello nazionale, da Ivan Jacobucci, insomma, tanti. Scuola, nel senso, tu cosa intendi? Ecco. Uno stile di fare discoteca, di fare musica. Uno stile è un genere, direi, un genere musicale. Non è che abbiamo avuto una storia come Riccione, la Versilia o qualcun altro che magari ha avuto un concentrato di DJ molto, diciamo, elevati, che poi vai a vedere, alcuni non erano tanto elevati perché non ci sentivamo magari alla pari, certo. Se vogliamo essere anche sinceri. Se poi venivano da fuori magari avevano dei cachet esorbitanti, ecco, ormai lo sappiamo e lo ricordiamo anche nel corso delle tante serate, certo, che abbiamo vissuto. Vedo Amerigo Carissimo un po' spento rispetto al lupo. Il famoso lupo. Dai, ecco, allora cerchiamo di provocare i nostri DJ. Io sono la rassegnazione di queste icone del divertimento pescarese. Qual è la rassegnazione? Io mi incatenerei al loro posto, fuori queste discoteche ridotte a dei luoghi di archeologia industriale, mi incatenerei con scritto sopra: basta con sale slot, vogliamo la musica, vogliamo il divertimento. Dovete incatenarvi, fare lo sciopero della fame, secondo me, della sete. E incatenarvi, basta con questa Italia rattristata, intristita, abbrutita da scommettitori, gente che vaga per strada con i picchetti a un euro, e ragazze bellissime buttate per strada con una birra da 1,50 euro pur di fare una serata, ma io non ce l'ho con le merci, comunque sono un bel polo di aggregazione, ce l'ho con la mentalità di mettere tutto a ribasso, insomma. E quindi poi magari uno prende il volo Ryanair, va a Barcellona, va, non so, a Bruxelles, va a Londra, però lì va in discoteca e spende. Però da noi no, non si può fare. Nostalgia, quindi incatenatevi e noi verremo a fare il servizio del lupo. Nostalgia per adesso nostalgia. Che fa freddo, incatenatevi e verremo a liberarvi, forse. Paolo Sala, sicuramente avrete tanti aneddoti da raccontare nel corso delle migliaia e migliaia di serate portate avanti con migliaia e migliaia nottate di con persone. Il lupo, ne ho passate tante di nottate con il lupo. Beh, il primo ricordo, il ricordo emblematico che ti viene subito alla mente. Raccontaci qualcosa. Una serata, ma soprattutto un aneddoto, un fatto che è successo durante una delle tante serate incontrate, magari alla Silvanella, uno dei tanti locali dove hai suonato con successo. Guarda, ne ho passate veramente tante, che adesso mi prendi in contropiede ricordarmene una, veramente ce ne ho troppe, forse saranno i 102 anni passati in console che... Però quando stai a casa in poltrona a guardare la televisione, cosa ripensi? Allora, eccolo, la Silvanella, c'erano molte turiste straniere, se lo sbaciucchiavano in console, lui metteva Losing My Religion per rendere felice un disco di chiusura. Bellissimo disco, lo metteva, i ragazzi lo sbaciucchiavano. Posso testimoniare. E poi spariva, no? Poi spariva, perché poi non veniva a fare colazione con noi, spariva. E quindi... Il bello dei DJ, Paolo Cesarone se la batteva. Se la continua a battere. Ricordi quando mettevi Losing My Religion, tutti si scioglievano come disco finale. Vedi com'è. Allora, adesso che ti sei sciolto, hai battuto anche il 5 con Mauro Cesarone. Raccontaci qualcosa, dai. Un fatto che ti rimarrà per sempre alla mente. Ma bellissime serate alla Silvanella, tipo la Festa della Schiuma, che siamo stati i primi a fare, che dopo le continuano a fare magari in giro per l'Italia, però noi veramente in tempi remoti l'abbiamo fatte, bellissime serate dove, cioè, veramente ci si divertiva. Si parla della vecchia Silvanella, quella solo sotto l'albero, non quella grossa, quella vera Silvanella, se vogliamo. E lì sembrava di stare a Ibiza, dai. Io sembrava di stare veramente a Ibiza. Io devo fare i complimenti alla famiglia Tucci, ma tutti gli altri gestori che hanno investito dal Cesare, dalla fabbrica, tutti i locali che ricordavano lo Stellario, Paco De Cini, per il coraggio che aveva voluto osare, con ospiti, con pubblicità, con comunicazione. Quella discoteca era anche la campagna pubblicitaria e la comunicazione. Mauro Cesarone sul suo profilo Facebook custodisce anche tante tantissime foto, ne abbiamo viste qualcuna. Qualche foto l'abbiamo vista. Ecco, di tanti. Ore 4 di mattina, insomma. Ore 4 di mattina, più che giustificato. I pionieri. Ecco, però tra i ricordi di Mauro Cesarone? Ah, tantissimi, come dice Paolo, ce ne ho talmente tanti. Io me lo ricordo in palestra, che si sfondava di pesi, si allenava come l'assassino in palestra, si allenava, andava l'anima. Lo sport è stato sempre una cosa che ho fatto con passione, ma
più che altro perché ti aiuta a star meglio, tutto qua. E ricordi tantissimi, Paolo, tantissimi. E personaggi famosi. Sì, guarda, tanti tanti. Mi ricordo con Amerigo un locale di Alba Adriatica, una serata particolare, che c'era il vecchio Torna, adesso ricordatemi il nome, che non me lo ricordo, doveva essere intervistato, tu eri andato un attimo via, il giornalista non parlava inglese, quindi questo stava qua a aspettare, mi sono improvvisato io giornalista, c'ho anche la mia foto, alla fine torna lui e mi vede a me che parlavo con Tosi, ma tu che c'entri? No, so che qua non parlano inglese. Ragazzo molto comunicativo, quindi, beh, c'erano molti DJ che venivano anche da stranieri, venivano tanti sì, sì, no, ma guarda, tante, sai perché? Perché questo... In questo devo dire che loro sono stati sempre della mia stessa idea. Ci si può divertire, si può fare anche tardi e tornare a casa in maniera tranquilla. Io perlomeno 25, quasi 30 anni di vita, loro continuano... Divertimento sano. Divertimento sano, ma per sano intendo, ci vedi, mi pare che siamo tutti sani qua, in salute. Quindi non è vero che la discoteca porta i vizi te li scegli tu, te li puoi scegliere a casa, te li puoi scegliere in discoteca, te li puoi scegliere al bar o alla sala slot. Sono d'accordo. Puoi fare quello che vuoi, la vita è tua, decidi tu come farla. Per cui se tornassi indietro rifarei esattamente tutte le cose che ho fatto per filo e per segno. Luca Di Carlo, quante foto, quante cassette conserva che testimoniano l'intenso lavoro che ha portato avanti in console negli anni? Ma di foto e di foto sicuramente ne conservo quelle magari più attuali negli ultimi 10 anni, perché la tecnologia, ritorniamo sempre sulla tecnologia, ti permette di velocizzare questo processo di archivio. Prima c'era la pellicola, non c'era il digitale, quindi per quanto riguarda le musicassette qualcuna ne conservo ancora, più che altro CD, vari master sui vari hard disk che posseggo a casa. Bobine. Però c'è, bravissimo, c'è anche come dire una deformazione, viene l'amico che mi fai un CD e tu sei sempre quello che il CD non ce l'ha mai pronto, perché non li fai, perché fai tanti mixati ma non li registri mai, è sempre così. Giovanni Daddario, è vero che i DJ hanno fatto sempre stragi di belle donne in discoteca? No, ma proprio no, a me me la perché confido nella tua sincerità. No, assolutamente no, sono Mauro Cesarone. Cesarone. No, assolutamente lui, sono lui Mauro. Mauro può rispondere. Siccome non si sbottonano, no, allora sono... cerco... Sì, è vero. Il DJ sta al centro dell'attenzione, come ogni persona che sta al centro dell'attenzione attira le attenzioni femminili, attira le grazie femminili. È un aspetto secondario che fa piacere. Non ci possiamo esimere da questo. Ma questo succedeva. Non ci crede, Amerigo carissimo, a quello che dite, ha uno sguardo perplesso. No, anche sono perplesso, la discoteca io l'ho sempre detto, l'ho scritto, poi grazie al loro aiuto abbiamo fatto tante belle trasmissioni televisive per raccontare le notti, ma io credo che la discoteca fosse proprio un amplificatore estetico, cioè tutti andavano lì a mille, no? Tutti vestiti, curati. La rana, siamo... Saluto Gianfranco, che inviteremo sicuramente. Allora, abbiamo interrotto Amerigo. No, ma io volevo dire che la discoteca era un luogo un po' in cui si viveva la giovinezza, ci si esaltava, quindi è chiaro che era un luogo di seduzione, ecco, per farla breve, era un luogo essenzialmente di seduzione. La, ecco, discoteca. Questo, la discoteca. Non il ristorante. No, il ristorante è un luogo, ma io, guarda, noi lo chiamiamo così, il magna disco, no? O la magna disco. Magna disco, no, prima si mangia. Diciamo che una volta quando tu andavi a ballare in discoteca facevi anche la bava per poter entrare in un locale, magari per avere la drink, poi magari la fila, per avere l'omaggio, e il DJ era visto come... Lui non poteva dare il resto a Niagara. C'aveva una macchina cambia sole. Non poteva dare il resto. Però era così. Oggi. No, la fortuna di Paolo fu che Niagara ebbe l'idea di mettere la console al centro. D'accordo. Allora lui stava proprio al centro. Come un dio, il dio della musica. Come il dio DJ. Il dio della musica. La console era veramente... Anche rialzata, quindi tutte le donne vedevano... Il privilegio di salire in console, però ti fanno un'altra cosa. Oggi la figura del PR, per esempio. Il PR, sì. Colui che voleva fare il PR al Niagara o voleva fare il PR alla fabbrica, doveva fare la bava.
faceva la bava e te lo veniva a chiedere, ti diceva posso fare? Ti prego. Oggi guardate come siamo ridotti oggi e fate le dovute conclusioni. Dovevi avere look, stile, amicizie, certo. Venivi controllato e portavi persone, comitive. È un discorso... Non gente a cena, Secondo voi ci sono dei personaggi che hanno scritto davvero delle pagine importanti? Eccoli qua. Al di là dei protagonisti in console, però ci sono tante figure, organizzatori di eventi, sì, PR, dietro assolutamente al nostro operato, diciamo, artigianato musicale. Attento adesso, questa è la domanda. No, nel senso che ci sono necessariamente degli organizzatori, perché, e qui mi collego da cosa siamo partiti. Siamo partiti dal fatto che il DJ è stato, e io anche se ormai vado sempre meno a farlo, deve rimanere una professione con un'identità, cioè bisogna essere professionisti della musica e non, in un famoso post su Facebook a cui ho scritto all'amico Luca, non siamo né PR, nulla togliere PR che sono indispensabili, né ristoratori, nulla togliere ristoratori che sono indispensabili, cioè siamo DJ, saranno. Allora, l'organizzatore ha un ruolo a parte, cioè ciò che l'organizzatore fa bene, il DJ poi deve rispettare musicalmente. Quindi sono ruoli che prima erano più divisi, cioè il DJ era quello, l'organizzatore era quello, il PR era quello e chi cucinava l'aperitivo era quell'altro. Oggi non si capisce più il vostro ruolo, si è un po' mischiato. Facciamo notare anche... Non faccio nomi perché erano tutti bravi, quindi non ho preferenze di... Giovanni, sì. Facciamo notare che la figura del PR arriva nei locali da discoteca nella seconda metà degli anni Ottanta. Prima il PR non serviva. Assolutamente. E bastava spargere la voce, sta per aprire una nuova discoteca che già si creavano attenzioni enormi. Piazza Salotto, cioè ci si incontrava in questi luoghi. Il PR sicuramente non è una figura negativa per questo tipo di attività, è una figura positivissima, solamente che oggi se ne è abusato e sono diventati quello che sono mischiati i ruoli. Nella fine di questi locali istituzionali per il divertimento notturno, Mauro Cesarone, che importanza hanno avuto gli stabilimenti balneari e locali improvvisati all'occorrenza nel fare musica danzante? Allora, stabilimento balneare me lo associo a improvvisato. Non è proprio così, perché un buon stabilimento balneare organizzato bene può essere una discoteca valida. La discoteca è un locale preposto fare divertimento. Okay, sì, lo stabilimento balneare è un discorso completo. Non ci dimentichiamo che noi siamo una città di mare. Faccio una premessa. Dico solo una cosa. Per quanto riguarda Pescara, gli stabilimenti balneari sono sempre esistiti. Fanno parte della città. Io ho lavorato al Barracuda che avevo 14 anni, 15 anni, quindi ho vissuto tutti gli stabilimenti balneari di Pescara e secondo me gli stabilimenti balneari non hanno le colpe, assolutamente non c'entra niente. Il locale improvvisato può essere stabilimento balneare era aperto, la fabbrica faceva 5.000 persone d'estate, il parco dei cigni faceva 5.000 persone d'estate e gli stabilimenti lavoravano lo stesso. Lo stabilimento, diciamo, allora c'è una parte del discorso che tu hai detto che ha rovinato un po' la discoteca, la gratuità. Cioè, se tu mi apri e mi fai entrare tutti gratis, ecco che io ragazzo di 18-20 anni, di famiglia normale, che non posso spendere 10.000 lire all'ora o 20 euro ogni sera adesso, e dico là è gratis, vado gratis. Allora non è lo stabilimento che rovina la discoteca, è la filosofia di far entrare tutti gratis, prescindendo dal fatto che una discoteca, uno stabilimento, insomma un luogo dove si balla, è un'azienda che ha un costo, ha un'organizzazione e tutto, non può essere data gratuitamente. In conclusione, Giovanni D'Addario, sono finiti anche tanti personaggi che prima hanno organizzato degli eventi importanti nella nostra regione. Sì. Io mi riferisco a ragazzi che tutti quanti voi conoscete, i vari Alex Anconitano, Giovanni Perna, gente che non c'è più. Lavorano con numeri più ristretti, ma comunque lavorano entrambi. Ma non ci sono grandi organizzatori di eventi del genere.
Non, perché non esistono più gli eventi, esatto. Quindi non esistono neanche più gli organizzatori. No, vabbè, gli eventi li fanno, ma ne fanno uno all'anno, come certo, è successo certo. Nel caso di Anconitano, che ti fa prima il capodanno più e poi se ne arriva sì. Le Canarie. Una volta, come si dice, c'erano i famosi rave party, i primi rave party, anche in Abruzzo ne sono stati fatti tantissimi. Io ho dei ricordi stupendi, parliamo di 15.000 persone, 20.000, parliamo di numeri prima pazzeschi. Purtroppo il tempo è tiranno, facciamo così, magari ci daremo appuntamento nuovamente per una nuova edizione di un programma che vuole fare luce sul mondo del divertimento e della discoteca. Per il momento grazie per essere intervenuti, quindi saluto Mauro Cesarone, buonasera. Luca Di Carlo, Paolo Sala, ciao. Giovanni D'Addario e il nostro carissimo collaboratore. Una bella serata per andare a ballare. Benissimo, grazie a tutti per la cortese attenzione, appuntamento alle prossime edizioni, ciao a tutti!